Buongiorno a tutti da Emery Denard e bentornati a Focus Certificate, il programma di approfondimento di Classi MBC dedicato esclusivamente ai prodotti certificati. Qui con me ho Christophe Grossetti di UniCredit. Buongiorno Christophe. Buongiorno a voi. E come di consueto, nella prima parte del nostro programma andiamo a vedere gli scambi sul mercato della scorsa settimana. Magari riprendiamo, Christophe, il come mai guardiamo questi scambi. Gli scambi sono in realtà su questi tipologia di prodotti sono interessanti già per vedere dove si porta l'interesse dell'investitore, dunque quale tipo di prodotti può essere interessante, dunque cosa, come il sentimento di un investitore, si sarà più propenso ad andare a cercare la protezione o se siamo in una fase in cui c'è questi volumi, ci consentono di leggere forse un po' più di ottimismo. E andiamo perché, scusami, finisci pure. No, perché sui crowd ones, ma anche sui certificati, sono in realtà possono essere anche interpretati come un indicatore del sentimento del mercato in generale, dunque dell'operatore individuale su azione e indici. E come vedremo più tardi avremo dei cartelli che saranno proprio esemplificativi di quello che hai detto. Ma andiamo dunque a vedere qual è stata la media giornaliera degli scambi sul mercato Sedex, 45 milioni, in leggero calo rispetto alla settimana precedente. In leggero calo di quanto? La settimana scorsa eravamo su 47 milioni di scambi al giorno, lì abbiamo un lieve calo che è principalmente dovuto a un ribasso sull'investimento in certificato, non tanto in termini di vendita, perché questo lo possiamo rilevare, non ci sono stati rivendite di certificati, ma piuttosto gli investitori a medio termine sono stati relativamente attenti. Dunque non hanno cercato nuove strategie, ma hanno piuttosto mantenuto quelle implementate nelle settimane passate. Allora andiamo dunque a vedere nel dettaglio, lasciamo pure il cartello così i nostri telespettatori riescono a capire bene. Abbiamo visto i covered warrant sul primo gradino del podio, nel cartello precedente comunque avevano una percentuale del 75,27, eccoli qua, bonus 7,85, il leverage 5%, poi via via gli equity protection 4,82, gli express 3,83, i benchmark 1,37, gli outperformance 1% e poi praticamente ci sono i twin win e altri. Andiamo magari a vedere anche il cartello successivo, ossia la ripartizione degli scambi per sottostante. Abbiamo gli indici italiani che fanno sempre la parte del leone con un 67% di scambi, azioni italiane 17,64, gli indici internazionali 9,59, le azioni europee 2%, cambi 0,84 e poi via via sotto l'1% abbiamo le materie prime, tassi di interesse, azioni americane, azioni giapponesi. Cosa possiamo dire di interessante su questi due cartelli, Christophe? Una cosa alla quale ci aspettavamo, il mercato sta fermo, sta su un corridoio nel quale non sembra uscire né al rialzo né al ribasso. Ci sono stati alcuni segnali positivi, però possiamo dire che fase non c'è laterale. Stato una vera tendenza di rialzo. Dunque, molto semplicemente, cosa succede? Gli investitori hanno due possibilità: o mettersi a fare trading, dunque investimenti di acquisto vendita a breve termine, per questo vediamo i covered ones in rialzo, dunque tre quarti del mercato concentrati su questi prodotti, o possono andare a cercare soluzioni di investimento che consentano di approfittare di questa stabilità delle borse, e non è una sorpresa di trovare sul secondo gradino del podio i certificati bonus, che sono appunto fatti per approfittare di una fase laterale di mercato. Allora andiamo dunque a vedere anche per gli investment certificate come è andata la settimana. Lo ricordiamo, gli investment certificate sono, correggimi se sbaglio Christophe, principalmente i prodotti che replicano un sottostante, giusto? Gli investment certificate si dividono in quattro categorie: quelli a leva, dunque come i turbo o come i covered ones. Le altre categorie porteranno in realtà su un approccio al mercato totalmente diverso, dunque dove andrò a investire a medio termine, mi lascio più tempo. Le primi, cioè quelli più semplici in assoluto, sono i benchmark, che vanno a replicare dunque l'andamento di un indice, di un mercato, una borsa lontana, una tematica,
E questi sono veramente quelli più semplici. Poi troviamo quelli a protezione, tipo l'equity protezione, dove investo in borsa con una protezione fissa, e quarta categoria, quelli più gettonati, quelli a protezione condizionata, che oltre a una protezione che non sarà più totale ma condizionata, offrono però la possibilità di andare a puntare rendimenti interessanti. Allora, dunque, gli indici internazionali, lasciamo pure il cartello, circa il 40%. Poi abbiamo le azioni italiane 33%, le azioni europee 11,57%, gli indici italiani e le materie prime. Andiamo avanti per i covered warrant a vedere com'è la ripartizione sul mercato SEDEX, ossia il mercato dei derivati della borsa di Milano. Adesso arriva eccolo qua, indici italiani 85%, questa è una percentuale che non ricordo, ultimamente non l'abbiamo più vista, vi ricordo 6 mesi fa l'avevamo già rivista, tuttavia adesso come mai questa cosa? Sì, questo è tipico delle fasi di incertezza, dove gli investitori non sanno che direzione prende il mercato, tendenzialmente vanno a riportare i loro investimenti sull'indice, che effettivamente è più facilmente seguibile, dunque rilasciano lo stock picking per andare a seguire l'indice. Questo tuttavia non è giustificato nel caso dei certificati, perché lo vediamo sui certificati, siamo più o meno a un 40% su indici europei e a un 45% su azioni italiane ed estere. Dunque, andiamo dunque avanti a vedere anche per i leverage certificate, ossia i certificati che utilizzano la leva finanziaria, indici italiani 37%, le azioni italiane 20%, gli indici internazionali un 21%, cambi e materie prime. Andiamo nei cartelli che più piacciono ai nostri telespettatori, ossia quelli che vedono i top, ossia i sottostanti più utilizzati a livello puntuale. Il FTSE MIB ovviamente, come quasi sempre, fa la parte del leone, 68%, l'Eurostoxx 50, ossia l'indice che rappresenta le 50 capitalizzazioni più grandi d'Europa, 4% circa, generali, e nell'Intesa San Paolo, Fiat Industrial, Eni, allora praticamente da Enel a Eni siamo al di sotto del 4%, poi continuiamo, andiamo avanti con Fiat normale 1,37, il DAX, la borsa tedesca 1,33, l'S&P 1,17, poi abbiamo Unicredit 1,06 e poi via via Nokia anche. Ovviamente Nokia sarà mica stato per il profit warning che hanno lanciato questa settimana? Sì, questa è una strategia di cui parlavamo settimana scorsa, la possibilità di posizionarsi in anticipo sui dividendi e andare a cogliere un rialzo del titolo. Questa, la stagione dei dividendi, è effettivamente utile per a chi piace fare trading, cioè giocare su questi annunci. Allora, chiudiamo qua la nostra prima parte, ma restate con noi perché dopo la pubblicità andremo a vedere l'operatività dei nostri amici trader e avremo anche dei cartelli un po' più esplicativi di come è andato il turnover sul mercato SEDEX. A dopo!